Lo riconoscete? La dottoressa Tiptree aveva cominciato negli anni 70 lavorando ad alternative genetiche ai pesticidi. Durante la specializzazione creò in laboratorio questo insetto gigantesco a scapito della scomparsa di un'intera subspecie dalla faccia della Terra. Divenne subito un'eroina per qualcuno e nemico pubblico numero uno per altri. Negli anni successivi, la dottoressa Tiptree ha lavorato con ciascuna delle vostre istituzioni. Ora non se ne hanno più notizie. È sparita, rinunciando per sempre a un incarico governativo. Non ha ottenuto finanziamenti per le ricerche, se no l'avrei saputo. Voi sapete dirmi che fine ha fatto? La dottoressa Tiptree è con noi da poco più di un anno. Ci ha chiesto di poter lavorare nell'ombra. Perché non abbiamo ricevuto brevetti UNIS o richieste di trasferimento a suo nome? Il contratto prevede 3 anni di studio in isolamento. Quindi legalmente non possiamo interferire nelle sue ricerche per altri 18 mesi, cioè il tempo che manca alla scadenza. Ah. Grazie. Avete qualcosa da aggiungere? Qualunque uovo, evidentemente fuori misura. Qualunque materia organica estranea. Cosa diavolo significa materia organica estranea? Io di materia organica estranea conosco solo mia moglie. Sta attento, mi hai starnutito addosso. Scusa, credo di essere allergico ai polli. Ma no, avrai un po' di febbre se la stanno beccando tutti. Stringere sul quadrante S4. Stringere, 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 fermo. Scusi se l'interrompo, dottoressa Tiptree. Non importa, Susan. L'hanno trovato? Purtroppo non ancora. Ehi, amico, perché non ci dai una mano? Sono un autista, non un facchino. Delle galline così nervose. Per te che hanno? Gli darà fastidio l'umidità? O forse hanno capito che è finita. Siete pronte, ragazze? Allacciate le cinture e non fumate. Risparmiati le scuse e sigilla la fattoria. Che non esca né entri nessuno. Voglio che lo trovino prima del turno di domattina. Spedisci Swanson all'infermeria e digli di tenere chiusa quella sua maledetta boccaccia. Questo vale anche per te. O ti posso garantire che ti ritroverai a spennare polli in Arkansas. Ehi, hey Mer, come stai? Ciao, Tony. Ordini dall'alto. Non si entra e non si esce. Devo portare queste galline a Fort Rogers e sono in ritardo di 3 ore.
D'accordo, dirò che eri già andato via. Come avete fatto ad uscire? Che sta succedendo qui dentro? Oh mio Dio! Adoro questo film. È il massimo assistere a una lobotomia completamente ubriachi. Ehi! Ma chi c'ha lì fuori? Andiamo, andiamo! Presto! Presto! Ciao, bello! Fermatevi! Ci vediamo! Ho un fucile, ho intenzione di usarlo! Se miro alle gambe, forse riprendo in testa. Maledizione! Vi consiglio di non tornare! O vi faccio a pezzi! Ti ho beccato, bastardo! I tuoi amichetti non ti hanno aspettato, eh? Allora vediamo. Dove sei? Coraggio! Ah! Ti ho visto! Vieni fuori! Vieni fuori! Avanti! Sì! Sì! Ti ho beccato! Doc, sei ubriaco? No! Beh... Sì, ma questo che cosa c'entra? Non le ho detto che ho preso un elefante rosa, è una ragazza! Una donna! Ah, una donna, scusami. Ha una tuta nera. È qui davanti a me. Senti, mi dispiace, Doc, ma adesso sono occupato, ok? Sai che facciamo? Tu gli fai compagnia per un po', io appena mi libero la vengo a prendere. Do un'occhiata.
Cristo santo. Ma questo tizio se lo sono mangiato vivo. Forse una lince rossa. Una lince rossa? Sì, una lince rossa. Da queste parti non vedo una lince rossa da quando ero un ragazzino. Credo che siano estinte. Beh, magari stanno tornando. Sogni d'oro. Caccia e pesca, lasciate un messaggio per favore. Buongiorno, Jean. O chi sarà quando sentirà il messaggio. Sono il dottor Raven della zona sud. Le mando un campione di tessuto per posta. Buon compleanno. Spero che riesca a capirci più di me. Ormai ci vedo poco. Si diverta e mi faccia sapere. Grazie. A presto. È successo esattamente quello che cercavamo di evitare. Non è solo colpa nostra, dottoressa. Non ci ha detto che potevano schiudersi così velocemente. Nessuno ne era al corrente. Evidentemente neanche io potevo prevederlo. Ma che cos'è? Non saprei dirlo. Ma che cosa dico agli uomini che lo stanno cercando? Lo capiranno quando lo vedranno. Ah, porca puttana. Che è successo? Ti ha colpito alla testa? No, il fatto è... che sto morendo dal sonno. Hai sonno? Sì. Ma la ragazza non è scappata perché ti sei addormentato. Le grandi società stanno uccidendo la nostra terra. Vi è concessa la presenza di un avvocato. Le sembrerà strano, ma molti di noi sono avvocati. Me compreso. Allora, c'è? No. Qui non c'è. Sei sicuro? Sicurissimo. Siete tutti presenti? Sì. Doc, non voglio più sentire parlare di questa storia, è chiaro? Ok, me la vedrò a modo mio. Vatti a fare una bella dormita. Non so che farmene delle vostre scuse. Trovatelo e basta. Entro stasera. E lo ripeto, lo riconoscerete soltanto quando lo vedrete. Forse!
Che sorpresa! Resti in piedi? Volevo ringraziarti per quello che hai fatto. O che non hai fatto. Oh, io comunque mi chiamo Doc e mi piace bere. Come mai? È un vizio di famiglia. Volevo regalarti questo. Che cos'è? Rappresenta la terra e l'amicizia. Sembra un nodo. È un nodo. Tu non me lo vuoi dire come ti chiami? Trash. Trash? Che razza di nome è? Beh, prima mi chiamavo Ann. Ma preferisco Trash. Oh. Ok, Trash. Trash. Questa era l'autostrada dei dinosauri. 60 milioni di anni fa la Terra era loro. Mi piace questo posto. Ci venivo sempre da bambina. Non ci giocavi con le bambole? A te non importa niente, non è vero? Insomma, guarda quelle montagne, le state squarciando. E perché? Vi state prendendo qualcosa che non vi appartiene. Ehi, aspetta un minuto, Trash. Io non sto squarciando un bel niente. Io sono solo un sorvegliante. Mi occupo della manutenzione delle macchine e cerco di proteggerle dalla gente come te. Io... non è colpa mia, non puoi accusarmi di essere responsabile. Sì, certo, tu esegui solo gli ordini. Esatto. Dieci centimetri ed eravamo morti. Vado a fare pipì, torno subito. Sta attento. Ok. Siamo soli. Che cosa vuoi fare? Quanto sei bella. Se vuole la mia opinione, l'FDA non ha affatto bisogno di testare quella carne. Non è cambiato niente, come nelle cipolle e nei pomodori, che mi risulta vengono venduti senza essere testati. Le analisi del DNA sono tutte negative, quindi non capisco perché quella carne debba essere considerata diversa. D'accordo. Ok, mandatemi il questionario via fax. Grazie. Allora? Dia un'occhiata a queste foto. Il corpo è stato trovato nel suo camion di pollame. A quanto pare è stato attaccato da un animale. Il dottore di quella zona ha fatto analizzare dei campioni di pelle, di saliva e di sangue per controllare se l'animale era ammalato, rabbioso in particolare. I test sono negativi. Lei cosa ne pensa? Dai test è emerso qualcosa. Questa è una sequenza genetica non sessuata. L'abbiamo riscontrata nella saliva dell'animale. Quella particolare sequenza è sviluppata solo alla Unis. Abbiamo a che fare con dei polli. Altri animali non potrebbero aver assorbito la sequenza mangiando i polli? Beh, o è così o l'animale che ha attaccato quell'uomo era un pollo. Già. Il caso del pollo assassino. Mangia il pollo, ti fa bene.
L'unico pollo che voglio mangiare è quello che mi ha rovinato la faccia. Ti do un passaggio? No, grazie, preferisco camminare. Senti, io vado comunque da quella parte. Se non vieni, giuro che guiderò senza fermarmi per ore e ore, consumando benzina e olio che finiranno nell'atmosfera. Ucciderò piccoli animali lungo la strada, butterò giù alberi. Mi stai ricattando? E non mi hai dato scelta. Chi l'ha detto? No, grazie. Mi sto cogliendo! Cosa diavolo è? Tu non ti muovere dalla macchina. Che sta dicendo? Non riesco a capire. Credo stia parlando in spagnolo. Mi sta cogliendo. Dice che lo sta mangiando. Cosa? Credo che intenda il dolore. Sta calmo, amico. Sta calmo. Tieni pronta la pistola a frecce. Appena sbuca fuori devi sparargli. Sì, gli sparo, ma non con la pistola a frecce. Cosa? Non hai sentito gli ordini? Lo vogliono vivo. Vaffanculo gli ordini. Eccolo, spara! Senatore, sia onesto. Non trova che questa torta di mirtilli sia la torta più deliziosa, dolce e gustosa che abbia mai assaggiato? Ora, se le dicessi che questa torta di mirtilli potrebbe essere conservata non congelandola dentro un frigorifero, bensì tenendola su un normalissimo scaffale fino a 18 mesi senza che uno solo di questi mirtilli perdesse il sapore e la freschezza, eh? Mangi? Questo è possibile grazie ad una piccola magia scientifica. Vede, ogni piccolo mirtillo è ricoperto da un sottile strato di fluido embrionale di capra. Ehi, portate un po' d'acqua al senatore. Faccio io, preferisce del latte? È meglio il latte. Gli porti del latte? Signore, sono appena arrivati i risultati delle analisi effettuate su quei polli. Solo un secondo, torno subito, senatore. Gliene dia un altro. Non si muova! È da escludere che l'animale abbia assorbito la sequenza mangiando un pollo. Ho quasi convinto il senatore a retrocedere su quelle nuove regolamentazioni. Non possiamo permetterci un problema genetico con i polli. Senta, faccia in modo che nessuno ne sappia niente finché il comitato non avrà preso la decisione definitiva. Anzi, ancora meglio, aspettiamo che venga approvato un decreto legge. E ora cerchiamo di risolvere questo mistero. Mistero? Quale mistero? Niente, senatore, stavo dicendo alla signorina Kroger di far sparire questa torta. Senta, perché non ce ne andiamo al bar a bere qualcosa di fresco? Non ha sete? La devo vedere subito.
temo che ora non possa riceverla. D'accordo. Allora le dica che sto andando a denunciarla alla polizia. O mi riceve subito o si troverà in un mare di guai. La dottoressa la aspetta di sopra. Jess, non puoi immaginare quanto mi dispiace. Dove diavolo è? Va tutto bene. Si sfoghi pure. Cerchi di tirar fuori la rabbia che ha dentro. Si sentirà meglio. Era così giovane. Era l'unica figlia che aveva. Lo so, era una ragazza deliziosa. Non me l'hanno neanche fatta vedere. Glielo hanno impedito perché non la volevano sconvolgere. Prima volevano avere l'assoluta certezza. L'assoluta certezza? Io volevo aiutarla. Per questo l'ho fatta portare qui. Si rimetterà presto. È qui. Jamie è viva ed è qui. Sì. Stia tranquillo. Posso vederla? Certo che può vederla. Jamie! Jamie! Cancellare YZ. Covertigrare BV e CW. Mi dispiace molto per sua figlia, Jess. I figli sono tutto per noi. Ma del resto cos'è un uomo? Se non un operatore delle istruzioni per la riproduzione della specie. Non c'è niente che io possa dire o fare per ridarle sua figlia, ma lei può contribuire alla prossima generazione. Distruggere umano. Cosa diavolo sta succedendo, eh? Mi state simpatici, davvero. Voi siete i difensori del pianeta, giusto? Però ora dovete scendere dalle ruspe. Se non scendiamo, che fai? Ci spari? Noi da qui non ci muoviamo, chiaro? Perché non chiami la polizia e la televisione? Voi credete davvero che interessi a qualcuno questo posto fuori dal mondo? A noi sì. Ok, fottetevi. Sentite, se domattina quando mi sveglio siete qui comincio a incazzarmi davvero. Ah, volete che vi porti un hamburger o magari un panino vegetariano con germogli di soia e cetrioli? Un buon tè alle erbe? No? D'accordo. Ah, grazie per la bella serata, davvero. Siete stati fantastici. Imbecilli. Oh, dimenticavo. Fate molta attenzione alle linci rosse. Vedete, ormai è una specie in estinzione, ma i pochi esemplari rimasti sono molto feroci. Quindi tenete gli occhi aperti. Ehi, si sta freddando. Arriva questa salsa. Jay, la salsa per il rognone di Fryer. Ciao, Dan. Ciao, tesoro. La salsa. Come va il colesterolo? Ah, bene. Ehi, Doc, ho sentito che il ragazzo che avete trovato aveva mezzo intestino di fuori. E l'altra metà era mangiucchiata. Forse c'è un gruppo di cannibali che gira per questa zona. Che stronzata. Secondo me tu vedi troppi film dell'orrore. Sarà stato attaccato da qualche animale. Doc?
Sapete, quando ero piccolo, una lince rossa si mangiò un tizio. Non era uno del posto, era un vagabondo. Fryer, tu apri la bocca e gli dai fiato. Doc, hai mai sentito di una lince rossa che mangia gli occhi di qualcuno? No, ai predatori non interessano i bulbi oculari. Gli occhi attirano di più gli uccelli, come gli avvoltoi, i gabbiani, i corvi. Posso avere un po' di salsa di pollo? Arriva subito, Doc. Hai visto? Non può essere stata una lince rossa. Insomma, quel tizio aveva gli occhi completamente fuori dalla testa. Scusatemi, non potreste parlare di qualcos'altro? State sconvolgendo mia moglie. Aspetta un bambino. Oh, ma hai ragione. Bisogna stare attenti. Fisher ha raccontato di una giovane donna giù al confine della contea. Era incinta. Di 8 mesi. Era la stagione di caccia e suo marito non faceva altro che parlarle del cervo che aveva preso. Sì, era capace di andare avanti per ore e ore, senza tralasciare nessun dettaglio. Cosa accadde? Ebbe un maschietto. Un bellissimo maschietto di 3,5 kg. Sano come un pesce. Però dopo un paio di giorni gli spuntarono 2 corna sulla testa. Come il gerbo che aveva preso il padre. Ciao ragazzi. Ciao, fratello, come va? Downey, potresti mettermi un po' di insalata in una busta? Da quando mangi insalata come i conigli? Forse non è per lui. Forse ha un coniglio nella roulotte. Maledizione! Mai visto niente di simile. Comunque è opera dello stesso animale, sia per l'autista che per i ragazzi. In ogni uccisione le vittime sono state prima immobilizzate per terra e poi squartate. Mentre erano ancora vivi? Sì, è possibile. Su ogni corpo ho trovato essenzialmente le stesse ferite. È stata fatta a pezzi la stessa zona, mangiate le stesse parti e lasciate intatte le altre. Per questo dico che è lo stesso animale. Ma più andiamo avanti e più le ferite diventano profonde. L'autista è stato ucciso da un piccolo artiglio di circa 3,5 cm. I ragazzi sono stati squarciati da uno più grande, 7 o 8 cm. Questi ultimi, sembra che siano stati colpiti da una falce. Lei che ne pensa? O ce n'è più di uno, o sta crescendo. Crescendo molto velocemente.
L'unità 1 è appena rientrata. L'ha catturato. Fantastico. Mandatelo giù. Cosa gli è successo? Se l'avete ucciso... No, noi gli abbiamo iniettato la dose prevista. D'accordo. Portatelo dentro. Sorpresa. Tenga le mani lontano da lì. Non ha l'aria di un assassino. No. Secondo lo sceriffo ho già commesso una mezza dozzina di omicidi. Quindi uno di più. Che cambia? Ce l'ha anche lei, vero? Cosa? La febbre. Sì? Lei che cosa ne sa? Diciamo tutto. L'ho creata io. Ciao tesoro. Come stai? Finalmente hanno esaminato anche gli ultimi corpi. Non vedevo niente del genere dai tempi di Beirut. E come sta quella ragazza hippie? Oh, il dottor Raven dice che sta bene. È solo in stato di shock. Il dottore ha la febbre come un sacco d'altra gente. Ha la casa piena di malati. Così ha affidato la ragazza alle cure di Doc. Deve esserci qualcosa che gira nell'aria. Da ieri anch'io sto male, come le ragazze. I sintomi sono quelli dell'influenza. Perché non me l'hai detto? Oh, tesoro, credevo che avessi già abbastanza preoccupazioni. No, ascoltami bene. Adesso tu te ne vai in camera da letto e ti riposi un po', d'accordo? E tra un minuto ti porto la colazione. Sei di buono. Adesso vai. Questo è mio. Oh. Batte il tamburo. Gli risponde la luna. La vita del giovane cowboy sta per finire. Salti fuori, eh? Ah!
cosa diavolo sta lavorando? Vuole saperlo davvero? Sì. Credo che ci siano due generi di persone. Quelli che vogliono guardare la morte negli occhi e sapere con molto anticipo quando arriverà. E quelli invece che desiderano morire cullandosi nel sonno dell'ignoranza. Lei è curioso? Mi scusi, dottoressa Tiptree. Sì, Susan, che cosa c'è? Non mi sento molto bene. Pensavo di andare a casa, se non le dispiace. La faccia venire qui. Certo che può andare. Però prima venga in laboratorio, voglio visitarla. Cosa diavolo è? Sembra una specie di lucertola. È quello che ho pensato anch'io. Ma è uscito da quel maledetto uovo di gallina e poi è diventato 3 volte più grande da stamattina. Lo tenga fermo, Randy. Piano. Non si deve preoccupare, Millie. Andrà tutto bene. Susan, tenga questo sotto la lingua per qualche secondo. Sì, dottoressa. Ecco. Giusto in tempo. Cosa? Niente di preoccupante, solo un po' di febbre. Come si sente adesso, Susan? Peggio, mi gira la testa. Si riprenderà presto. Adesso si stenda sul lettino e cerchi di rilassarsi. Ho freddo. Ho tanto freddo. Sì, è perfettamente normale che abbia i brividi. Appena sarà sotto la coperta non sentirà più freddo, vedrà? Ecco. Avrei voluto risparmiarglielo, Susan. Risparmiarmi cosa? In questo momento il suo corpo è un campo di battaglia. Ma che cos'è? Se ha un po' di pazienza lo vedrà. La prego, mi aiuti. Certo che l'aiuterò e soprattutto l'aiuterò a capire. E quando si arriva alla comprensione, lo spirito è appagato. Nelle prossime ore il testo genetico del suo DNA verrà riscritto. La sua anima, la fiamma che incendia il suo corpo e provoca la febbre, è il fuoco stesso della creazione. Respiri, respiri. Alle doglie. Faccia come le dico. Si rilassi, si rilassi. Respiri. Respiri, respiri. Spinga. Respiri, respiri. Spinga. Respiri, respiri. Spinga.
Come preferisce le sue uova? Strapazzate o all'occhio di bue? Per favore, faccia attenzione. Lei non ha la minima idea. Invece credo di cominciare a capire, dottoressa. Ma se proprio ci tiene, le do un minuto per spiegarmelo. Sinceramente ho molti dubbi che lei possa comprendere. Ci provi! No! Queste da dove vengono? Le ho fatte io. Le ha fatte lei? Cioè le ha deposte lei? Sequenze genetiche di nuova formazione, retrovirus da pollame, campioni di RNA di struzzo, forme primarie di ingegneria genetica. Perché non sono stato informato? Perché non è mai arrivato niente sulla mia scrivania? Le farò passare un mare di guai, Vogel. Noi non ne sapevamo niente. Cosa diavolo pensava che stesse facendo? Polli, stava lavorando sui polli. Jane Tiptree, l'affascinante madrina della biotecnica militare. La donna che per colazione mangia schemi di ingegneria genetica stava creando dei polli migliori. Ci ha chiesto solo di lasciarla tranquilla. Non voleva pubblicità. Certo, sapeva che se avessimo visto il suo nome su un rapporto le saremmo stati addosso. Non so di cosa stiate parlando, signori, ma qualcuno ha attivato un codice blu. Vorrei sapere perché. Meno di 72 ore fa l'autista di un camion è stato attaccato ed ucciso da un animale non lontano da qui. Il sangue dell'autista conteneva una sequenza molecolare insolita che viene sviluppata alla Unis. Crediamo che sia una specie di virus. Il nostro scopo è determinare cos'è e con il potere concessoci dall'autorità federale per la gestione delle emergenze faremo tutti i passi necessari. Sta tranquillo. Mi fa male, mi fa male. Tieni duro, Downey, andrà tutto bene. Rilassati. Probabilmente hai mangiato una di quelle maledette uova, tutto qui. Ma non devi preoccuparti, all'ospedale della Contea si prenderanno cura di te, d'accordo? Oh. Ah, guarda, siamo arrivati. Devi riuscire a resistere solo qualche minuto. Ok, ci siamo. Sono proprio contento di vedervi. C'è una ragazza che sta male sul sedile di dietro. Quest'area è in quarantena federale. Signore! Ah, ne abbiamo una viva, venite! Forza, tiratela fuori! Ok, presto. Fate piano, deve avere la febbre alta. Barella. Tieni duro, Downey! Ehi, se la caverà, vero? Sentite, io torno in città. Potreste dire a Downey di chiamarmi quando si sentirà meglio? Farò venire Annie per tenerle compagnia, poi magari domani... Muoviti! La Terra non è stata creata per noi, è stata creata per i dinosauri. La Terra è proporzionata secondo le loro dimensioni. Gli esseri umani erano formiche che strisciavano nei loro salotti. Così lei vorrebbe restituire la Terra ai dinosauri? Beh, in un certo senso. È un'idea davvero fantastica. Creare un nuovo pianeta. Mi tolga una curiosità. Perché? 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 Beh, attualmente è grigio, cancerogeno, completamente devastato. Lo abbiamo usato come se fosse una pattumiera, senza preoccuparci delle conseguenze biologiche. Io lavoro da anni a questo programma, per le industrie private e per quelle del governo. Non sta a noi distruggere la Terra. Qui Fowler, mi sentite? Vattene via, lasciami in pace. Qui Fowler, mi sentite? Oddio, mi sta uccidendo. Aiutatemi. Spegni quella maledetta radio. Che cosa vuoi da me? Vattene, oddio. Che cos'è? Non ne ho idea. Mi sto uccidendo. Vattene. Thank you.
Altro che pesticidi, ha usato l'ingegneria genetica in sostituzione dello schema riproduttivo. La TIP3 si è superata. Una volta eliminate le donne, il maschio sarà incapace di continuare la specie. È così ovvio. Chi è nato prima, l'uovo o la gallina? L'uovo. L'uovo cosmico. Non voglio distruggere il mondo. Solo la specie che lo ha reso moribondo. Che però è l'unica che pensa, l'unica che sa amare, l'unica che sa creare. La specie umana. Ma il genere umano è davvero una specie? Tutta la potenzialità in costante crescita dell'uomo è nel DNA. È bastato sostituire solo una piccola sequenza per creare una nuova specie. La mia nuova specie. Non è stato difficile. Santo Dio. Già, santo Dio. Il mio Dio è un acronimo. D-I-O. Diversità in oscillazione. Il vero scopo del mio lavoro è la salvaguardia dell'evoluzione. L'essere umano è il peggiore. La specie umana è un vero disastro. E dobbiamo essere fermati. E lei crede di essere la persona giusta per questo compito? Il mio mentore, il dottor Moreau, diceva sempre: nello studio della natura bisogna non avere rimorsi, come non ne ha la natura. E disse: buonanotte, stanza. Buonanotte, luna. Buonanotte, rumori. E si addormentò. Provi ad immaginare per un minuto come sarà la Terra fra 100 milioni di anni. Un pianeta fertile come non lo è mai stato. Abitato soltanto da esseri pacifici. Le possibilità infinite dello spirito creativo e del genio intuitivo della mente umana, uniti all'immenso potere e alla resistenza delle più incredibili creature che abbiano mai camminato, nuotato o volato nell'infinità dell'universo, la forza dei dinosauri al servizio della nostra intelligenza. Fatti vedere! È inutile che ti nascondi, lo so che ci sei! Lo so che ci sei, vieni fuori! Ti sto aspettando, bastardo! Coraggio, vieni fuori! Non ho niente da perdere! Sto arrivando. Sto arrivando. Siamo solo io e te. Perché ti nascondi? Hai paura di me? Thank you.
andare in giro a squartare la gente. Cos'altro sapete di questa specie di virus? Si sta diffondendo rapidamente e non si può fermare. Fra 10 giorni potremmo perdere il 34% della popolazione femminile della zona. Se non si scopre un antidoto entro 6 mesi, potremmo perdere metà della specie. Non ci sono speranze. No, non è detto. Alla Unis lavoriamo da anni su uteri artificiali. Uteri artificiali? Abbiamo la tecnologia. Ci vorrebbe del tempo, ma potremmo creare una nuova generazione di donne. Questo sconvolgerebbe gli equilibri biologici. Però forse procedendo con cautela e organizzando programmi di fertilità controllati, credo che la specie potrebbe sopravvivere. Insomma, un piano di fertilizzazione scientifica federale potrebbe anche creare una generazione più forte. Lei è completamente pazza. Spero almeno che abbia creato un antidoto. Cosa se ne fa? È troppo tardi. Ah, non mi prenda in giro, per favore. Guardi che se devo uccidere lei e tutte le sue maledette uova lo farò. Forza! Mi dia l'antidoto. Io non ho alcuna intenzione di consegnare questo pianeta nelle mani dei dinosauri. Gliel'ho già detto. È troppo tardi. Dov'è? È troppo tardi. Molto bene. Cominci a salutare i suoi bambini. Perché se non mi dà l'antidoto, preparerò una frittata gigante. Disattivare proiezione conica. Thank you.
Stavi sognando? Sì. Stavo sognando. Stavo sognando che il sole era vivo e che i pianeti erano le sue uova e che la terra si stava aprendo. Come ti senti? Oh, non tanto bene. Già. Sono contento che tu sia viva. Mi sentite? Rispondete. Coraggio, rispondete, chi c'è in ascolto? Ehi, mi sentite? Qui Blackbird, Red Wing, mi senti? Sì, Blackbird, dove sei? A una specie di posto di blocco sulla 41. Sembrano soldati. Non fanno passare. Credo che dovrò imboccare la superstrada. D'accordo, Blackbird. Grazie per l'informazione. Oh, porca puttana. Ma che diavolo è? Blackbird, mi serve aiuto. Qui c'è una specie di dinosauro. Maledizione! Blackbird, mi senti? Blackbird! Blackbird! Red Wing, mi sentite? Blackbird, Red Wing, mi sentite? Accidenti. Cosa succede? L'autostrada dei dinosauri. Cosa? Ti ricordi quando mi hai raccontato della zona qui intorno? Che c'era l'autostrada dei dinosauri. Una strada per le migrazioni. Sì. Beh, credo proprio che l'abbiano riaperta. È come se fossimo tornati nella preistoria. Dobbiamo andarcene da qui, Trash. A quelli del Pentagono questa storia non piacerà affatto, puoi starne certa. Insomma, l'FDA di sicuro non approverebbe. Questa roba potrebbe ucciderti. Da quello che mi hai detto dovrei essere già morta, o lo sarò presto. Quindi questa roba non può farmi che bene. D'accordo, come vuoi. Sei pronta? Non è difficile. Sta tranquilla. Metti in moto e te ne vai via. Ce la faremo. Doc. Thank you.
selvatici! Coraggio, tieni duro, ok. Qui unità mobile 67, c'è qualcuno in ascolto? Oh. Ce l'hanno messo di tempo, siamo qui, mi sentite? Rispondete, siamo qui, stiamo bene, siamo vivi. Ah. Abbiamo bisogno di un dottore, siamo alla cava, ok? Ce l'abbiamo fatta, Trash.